grande, più grande. Lavorano veloci le mani della solidarietà, scatole da spostare, sacchi da chiudere, il furgoncino intanto si riempie e si attende il prossimo. Gli ucraini si ritrovano verso sera dalla chiesetta di Vientella Chiavari. La comunità è unita e si dà da fare. Sono giunte tante donazioni. In chiesa c'è chi chiude i sacchi e scrive cosa c'è dentro. Gli uomini svuotano il retro dagli scatoloni. I più giovani danno una mano in sacrestia. Ci sono anche dei volontari italiani. È un intenso, straordinario lavoro di squadra. Stiamo raccogliendo la roba per i nostri compaesani che per il momento sono in molta difficoltà in Ucraina. Cioè, cerchiamo di organizzarci per fare qualcosa. Con che mezzi vi siete organizzati? Praticamente con i mezzi nostri, cioè quelli che ce l'abbiamo noi, di lavoro, dei nostri amici. Dei furgoncini principalmente? Sì, direi che abbiamo bisogno di qualche furgone un po' più grande, però troviamo quello che c'è. Quindi un appello a darvi una mano anche per i mezzi? Sì, anche tanto. Vediamo tantissime scatole, dove andranno questa sera? Stasera devono andare a Verona, che a Verona aspetta una macchina grossa, cioè un tir. Che porta delle tonnellate, cioè devono caricare là e poi spedire in Ucraina. Gli aiuti più urgenti hanno le autorizzazioni del consolato ucraino. Arrivano a Verona e da lì viaggiano senza blocchi sino ad entrare nel paese. In queste scatole che cosa c'è principalmente? Vogliamo portare per primo la medicina, la roba per i bambini, cioè la pappa, tutta roba quella lì e cibo normale. Pasta, salse, biscotti e tutta quella roba lì. Siamo anche alla ricerca di vestiti militari e protezioni personali come giubbotti antiproiettile, dice Nicola, che pensa ai tanti ragazzi che vanno a combattere senza neanche un caschetto, col vecchio fucile del nonno e con un solo colpo in canna.